E buongiorno mondo, oggi giornata leggermente diversa dal solito perché, come dice la settimana enigmistica, non tutti sanno che la Simo ha una bicicletta nuova, una bici per fare un po' di chilometri, una bella Specialized, non è una sponsorizzata perché paghiamo tutto qua, e siamo in macchina, le biciclette le abbiamo smontate completamente, sono qua dietro e speriamo di riuscire anche a rimontarle quando arriveremo. E dove arriveremo? Arriveremo in zona Magenta, un po' vicino a Magenta, dove abbiamo trovato un parcheggino dove lasciare la Berta, e da lì prenderemo la ciclabile del Naviglio Grande in direzione Diga del Pan Perduto, una traccia di credo 29 km, Simo, correggimi. Sì. 29 km per arrivare alla diga e altri 29 per tornare, e sarà il giorno record della Simo, perché fino adesso il suo record sono 33 km in una giornata. In questi giorni, dopo lavoro, avendo poco tempo, un'oretta, un'oretta e un quarto, facevamo al massimo 13-15 km sull'argine del fiume Sesia, ma oggi supererà se stessa e vi stupirà. Forse. Forse, lei dice forse, ma se non ce la facciamo arrivare alla diga, arriviamo a un certo punto e torniamo indietro, ma io credo in lei perché fino adesso tutte le strade che ha fatto sono sterrate, quindi più faticose. Oggi sarà quasi tutto asfalto, perciò game on, ragazzi, game on. More moments later. Ok, siamo arrivati a Boffalora, abbiamo parcheggiato e adesso andiamo a fare una colazione al bar lì davanti e poi montiamo le bici, prendiamo questa strada e andiamo a pedalare. Guardate come carica lei, fai vedere quanto si carica. Vi faccio vedere veramente la faccia di quella carica. Ciao Monica. Ciao. Mi sembra carica. Vediamo tra 5 minuti. A dopo. Fate i bravi. Eccoci finalmente partiti, la Simo è lì davanti che fa ritmo, siamo a una velocità media di 19 km orari e siamo lanciatissimi, anzi la Simo è lanciatissima. Ti diverti Simo? Lì c'è il bar. 5 km pedalati e la Simo si sta comportando egregiamente, non si è ancora lamentata, va veloce e pedala. Comunque è servito l'allenamento da Rocky sulla ghiaia, eh? Perché? Perché adesso qua è facile. Guarda, veloce come il vento. Mm? 9,36 km. Quindi? Non sei soddisfatta? No. Dopo i primi 14 km abbiamo fatto una pausetta per berci una Coca-Cola fresca. Siamo a Nosate, davanti alla chiesa Santa Maria in Binda, e ci siamo fermati là in fondo che c'è un bici grill, chiamiamolo così. Binda Bici Bar. Adesso ripartiamo, ne mancano 15 alla diga del Pan Perduto e lei dice di essersi già perduta adesso, ma secondo me ce la fa, deve essere solo convinta. Più che altro fa un caldo dell'ostrega oggi. Si va, pedala Giappino, pedala Simona.
Mezzogiorno, 9 km alla diga del Pan Perduto, fa un caldo esagerato. Dicevano che sarebbe arrivato Caronte, che mi sembra un po' più Carogna. E siamo fermi qui ai tavolini, al fresco, l'unico posto fresco dell'Alzaia, del Naviglio Grande, e ci mangiamo una barretta ai cereali. Come sta andando? Caldo. Stanca? Ce la fai a farli tutti i chilometri? Non so, proviamo. Chiamiamo l'ACI per tornare indietro. Many tic-tacs later. Ormai non la ferma più nessuno. Quanti chilometri hai fatto fino adesso? 24. 3. 24. 23 e 2. Quindi siamo entrati nel 24esimo. E quanti te ne mancano? Non lo dire, sì. Ormai sei convinta ad arrivare alla diga? Sì, mancano 5 chilometri. Poi ci fermiamo 3 ore. Ed ecco anche la sua prima salita a spinta. Sto 7% com'è? Bella. Dai, fino a metà l'hai fatta. Sì, poi sono morta. Però sei resuscitata già. Comunque mi è imbrogliata. Dai che l'hai tutta piatta, guarda. Tutta piatta. Sti cazzi, la terza. 300 metri. Ma che 300 metri? Un chilometro. Dai che ti mancano 3 km, sei arrivata al bar. Se sono tutte in salita io torno indietro. Sono piani, guardala. Anche prima hai detto che era piano. Metri dalla diga del Pan Perduto, come si sente la Simo? 300. Cosa fatta, ci siamo rifocillati, siamo carichi di energia, abbiamo bevuto anche un Gatorade, la Simo è super carica a bomba. Forse no, forse non è, forse vi sto prendendo in giro. Ha detto che non sa se riuscirà a fare tutti i 29 km del ritorno. 30.2 del ritorno. Però l'entusiasmo c'è. Tra 4 km avrà battuto il suo record di distanza in bicicletta, quindi oggi lo batterà alla stragrande, perché da 33 lo porterà a 60 il suo record di distanza. E poi moro. Vorrei solo dirvi che in questo esatto momento la Simo ha battuto il suo record di distanza, perché siamo a 34,8, il suo record precedente era 33,5 mi pare, e ne abbiamo ancora 25 da fare, quindi da qui in poi sono tutti chilometri guadagnati per il suo record. Come ti senti? Stanca. Ce la puoi fare? Sì. Vado a prendere la macchina e tengo a prendere qua? No. Orgoglio? Sì, ce la posso fare. E comunque, vi dicevo la questione di prima del calore che c'è oggi, temperatura esagerata, Caronte che ci ammazza, il mio ciclo computer, non so se riesco a farvelo vedere, sì, non lo so se si vede, comunque segna 38 gradi. Caldo fa caldo, Simo? Freschetto. Freschetto. Dimenticato la pelle. Lei dice freschetto che avrebbe potuto portarsi anche una felpina oggi. Oh. Sarebbe da buttarsi giù nel Naviglio Grande per rinfrescarsi. Non so se le nutrie sarebbero contente della nostra invasione nel loro territorio. Sto dicendo cazzate, ma è causa del caldo, così torno a pedalare. Ed è
record di calore, ragazzi. Guardate qui, 41 gradi, si schiuma davvero. Stiamo sperando di raggiungere quell'area sosta dove ci siamo fermati stamattina, che era in ombra sotto il boschetto, ma non mi ricordo più, manca ancora qualche chilometro. La Simo sta andando avanti, ora la raggiungo. Io mi sono solo fermato a bere, mettermi un po' di crema sul naso, lei se l'è già messa e si va. Caldissimo, follia. Abbiamo raggiunto un po' il fresco e ho chiesto alla Simo: mancano 18 km alla macchina, ce la fai? A parte il caldo estenuante, sì, ce la faccio. Caldo. Questo è il suo modo di farcela. No, adesso ci riposiamo un attimino, stiamo un po' qua, facciamo scendere un po' la temperatura dei nostri cervelli ormai fritti e poi ripartiamo, vero? Non si direbbe. Game on, ragazzi, game on. Are you ready? No. E a 9 km dall'arrivo del nostro giro, finalmente siamo in un tratto in ombra. Simo, goditi. Alleluia. Questi 9 km, ma bisogna vedere per quanto dura l'ombra. Infatti, adesso appena gira là, guarda. Dopo la curva spiana e dopo la curva torna il sole. Vabbè, ci godiamo sti 500 metri di semiombra. A dopo. Ancora una piccola pausa a 5 km dal nostro parcheggio dove smonteremo le biciclette e la Simo sarà felice e contenta di salire sulla Berta, perché guardatela, è un po' stravolta, non ce la fa più. Mi ha chiesto di venirla a prendere qua, che visto che lì si può arrivare con l'auto. No, non è vero, non me l'ha chiesto, però ha detto. Stavo per dirti perché devi steccare la te. Hai visto? Sui pantaloni. No, come vi dicevo, non l'ha detto lei, stavo dicendo io una cavolata solo per prenderla in giro, però mi ha detto che ormai si è seduta qui e non mi alzo più. E non si alza più, quindi in qualche modo bisognerà riportarla a casa. No, ce la fa. Chiamo l'ACI adesso, chiamo con la tessera dell'ACI, la chiamo e dico: oh, sono qui al ponte non so dove, venite a raccattarla. No, si riprende, ripartiamo, dai. Ok ragazzi, 60 km pedalati tondi, lei ce l'ha fatta, li ha portati tutti a casa per la sua prima volta, perciò prima di andare avanti a raccontarvi qualsiasi altra cosa, mettete in pausa il video e fatele i complimenti qua nei commenti. Anzi, facciamo una cosa, il video ve lo metto in pausa io e adesso controllo se avete veramente messo i commenti, perciò adesso lei sta qui, si riposa un attimino, io vado a caricare la macchina, anzi forse è arrivata la gente che deve spostare la macchina vicino alla nostra dove ho mollato le bici, perciò vado, lascio lei qua, vado là, beviamo un goccio d'acqua fresca alla fontanella là e torniamo a casa. A dopo ragazzi, ciao. 3 hours later. Molto bene, ci vedete lavati, puliti, cambiati, abbiamo scaricato la macchina, ma siamo di nuovo in macchina, stiamo uscendo perché, visto che la Simo ha fatto 60 km con un sole bestiale senza lamentarsi mai, se non proprio per il caldo, ma quello anch'io l'ho patito tantissimo, le ho promesso che l'avrei portata a mangiare la carnazza in un posto specializzato in bisteccone giganti, costosissime. E vediamo se c'è posto, perché non abbiamo prenotato e di solito si deve prenotare. Stiamo andando. Chiedo solo una cosa a Gesù Cristo: ma perché a me mai fatto che mi piace mangiare? Non mi potevi fare come tutte le altre donne che vanno in palestra, gli piace andare in palestra? No, a me mai fatto che mi piace mangiare, quindi mangio e in palestra non ci vado.